Sulle regioni centrali, cielo inizialmente poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone appenniniche, associate a locali precipitazioni. In tarda serata ampi rasserenamenti su tutte le regioni. I mari generalmente poco mossi, i venti deboli settentrionali con... Buonasera. In Italia si conclude domattina alle 10 lo sciopero dei macchinisti ferroviari che ha bloccato per 3 giorni circa la metà dei treni in circolazione. Lunedì inoltre in Italia si volerà regolarmente. È stato infatti revocato lo sciopero dei controllori di volo AMPCAT in programma dalle 7 alle 20 del 26 giugno. Sempre lunedì infine circoleranno anche i mezzi pubblici. CGIL, CISL e UIL hanno deciso di rimandare l'agitazione degli auto ferrotranvieri al 4 luglio prossimo, dopo cioè il previsto incontro con il ministro dei trasporti Santuzzi. La corsa dell'inflazione in Italia. Secondo uno studio della Banca Nazionale del Lavoro, il tasso medio di incremento dei prezzi dovrebbe attestarsi a fine anno intorno al 6,5%, ad un livello cioè più basso del 7%. Il tasso tendenziale annuo, cioè calcolato dall'Istat in base ai rilevamenti condotti a giugno, delle grandi città campione. La conferma del brusco balzo in avanti del costo della vita, dopo le anticipazioni ieri dei dati su 5 delle 7 città campione, è venuta oggi dalle altre 2 città campione, Palermo e Venezia. Per Venezia l'incremento è dello 0,6% nell'ultimo mese, per un tasso tendenziale del 7,5%. Uscendo da Palazzo Chigi, il ministro del Tesoro Giuliano Amato ha dichiarato che la tendenza al rallentamento dell'inflazione non è però pregiudicata. E valutiamo il secondo semestre come semestre decisivo per far scendere poi il tasso. Quindi che si arrivasse intorno al 7, devo dire realisticamente, era nelle previsioni. Il ministro del bilancio Amintore Fanfani ha invitato il responsabile dell'industria Adolfo Battaglia a presentare subito una relazione per consentire un intervento sulle tariffe e prezzi amministrati, e il ministro Battaglia ha replicato sottolineando la necessità di evitare provvedimenti di facciata come il blocco a zero di un limitato gruppo di prezzi. La crisi di governo in Italia. Il presidente del Consiglio incaricato De Mita darà il via al secondo giro di consultazioni mercoledì prossimo, cioè al suo ritorno dal vertice europeo di Madrid. Intanto oggi De Mita ha riferito al capo dello Stato sulla situazione politica alla luce dei primi colloqui con i partiti politici. Il presidente del Consiglio in serata ha smentito la notizia secondo la quale oggi si sarebbe incontrato con il segretario socialista Craxi. In Italia l'ondata di maltempo che nelle ultime 24 ore ha investito Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ha le ore contate. Già a partire da domani infatti è previsto un notevole miglioramento delle condizioni del tempo e da domenica finalmente si potrà parlare di estate. E tra i problemi di un'estate che stenta a decollare, il divieto in Emilia-Romagna di vendere e mangiare molluschi. Il mare Adriatico è di nuovo sotto accusa. Dopo le alghe sono le cozze di molluschi a portarlo sulle prime pagine dei giornali. La regione Emilia-Romagna oggi ne ha vietato la raccolta e la vendita a seguito dei casi di intossicazione, circa 100, venuti alla luce nei giorni scorsi. È preoccupato per questa cosa delle cozze? Certo, molto, molto preoccupazione. Perché? Perché ci crea dei problemi per il fatto che non si vende neanche più pesce. La gente si impressiona talmente che dicono, beh, il pesce è buono, non è buono le cose, è buono neanche il pesce. Tra le località più colpite da quella che viene definita una gastroenterite acuta c'è Ravenna e i comuni limitrofi. Si pensa a una possibile tossina provocata da un'alga, peraltro presente nei mari italiani, che solo in particolari condizioni produrrebbe meglio questa tossina. Oggi intanto i sindaci dei comuni della costa si sono riuniti a Bologna nella sede della regione per fare il punto della situazione, ma prima di decidere se adottare nuovi provvedimenti bisognerà aspettare i risultati delle analisi che verranno resi noti entro i prossimi 10 giorni. Il fallito attentato contro il giudice Falcone. Un'inchiesta sul riciclaggio di narcodollari potrebbe essere il movente del progetto mafioso per eliminare il magistrato. L'ipotesi è stata avanzata dallo stesso Falcone durante un incontro con la Commissione parlamentare antimafia. Sul piano delle indagini, la Polizia Scientifica di Palermo ha recuperato alcuni frammenti di impronte digitali sui congegni di innesco dell'ordigno. La mancanza di precauzione da parte dei killer avvalora l'ipotesi che la bomba fosse destinata ad esplodere. Adesso una breve pausa e poi di nuovo in studio per le altre notizie.
Al successo di Milano Finanza, MF, il primo quotidiano dei mercati finanziari, in edicola dal martedì al venerdì. MF Quotidiano, per la vostra finanza, per i vostri investimenti. Lavare a mano, che fatica. 1940, nasce la lavatrice. Lavare a mano, che fastidio. 1989, nasce Lava Verdura Meliconi, che della lavatrice ha lo stesso sistema. Facile da caricare, veloce anche ad asciugare. Lava Verdura Meliconi, grande invenzione, grande soluzione. Sarebbe opera di uno squilibrato palestinese reduce dalle prigioni israeliane il rapimento lampo di Chris George avvenuto nella striscia di Gaza. L'autore del sequestro, Mohammed Abu Nasser, avrebbe consegnato all'ostaggio una lettera per il presidente americano Bush. L'assistente sociale statunitense è stato liberato questo pomeriggio, sole 30 ore dal sequestro. Il rapitore pare abbia saputo dalla radio che i leader palestinesi ne esigevano l'immediato rilascio. Cronaca di sangue intanto dei territori occupati da Israele. Il bilancio di oggi parla di altri due palestinesi uccisi. Uno, ventenne, è stato ferito a morte in un villaggio della Cisgiordania durante un'incursione armata di alcuni coloni ebrei. L'altro, 19 anni, è stato colpito dalle pallottole dei militari israeliani a Hebron. L'esercito era intervenuto per disperdere una manifestazione di protesta al termine della preghiera del venerdì. In Angola dovrebbe scattare da un momento all'altro la tregua tra le truppe governative e i ribelli dell'UNITA, l'organizzazione cioè che da 14 anni combatte il governo marxista di Luanda. Il cessate il fuoco è frutto di un'intesa raggiunta ieri sera nello Zaire. Intanto è stata diffusa oggi la notizia che martedì scorso, in un attentato dei ribelli, ha perso la vita padre Amedeo Giuliati, un missionario italiano da 3 anni in Angola. Dopo la Namibia anche l'Angola potrebbe avviarsi verso la pace. Era il 1975 quando l'Angola divenne indipendente dal Portogallo. Da allora il paese ha vissuto una sanguinosissima guerra intestina. Da una parte il Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola, filo marxista appoggiato da Mosca e dall'Havana, al potere dall'indipendenza. Dall'altra l'UNITA, guerriglieri armati dal Sudafrica. Ieri sera l'intesa tra Savimbi e Dos Santos, Agbado Lit, nello Zaire, mediata con impegno dal presidente zairese Mobutu. L'accordo sembra prevedere il riassorbimento dei ribelli nell'esercito regolare e l'abbandono della scena da parte di Savimbi, ma troppi aspetti restano da chiarire. In primo luogo, la rapidità con cui si è giunti ad un accordo. Non è la prima volta che governo e UNITA proclamano la fine delle ostilità, senza però smettere mai di combattersi. L'ordine e la paura tengono in pugno la Cina. Arresti e condanne a morte sono le notizie all'ordine del giorno diffuse a martello dalla televisione e dagli organi di stampa. Con la normalizzazione intanto è cominciata anche una campagna di rieducazione forzata. Per tutta la giornata a Pechino è circolata la voce di un'imminente riunione dell'ufficio politico, quella con la quale il Partito Comunista Cinese liquiderà definitivamente il segretario Zhao Ziyang. Ancora arresti a centinaia, ancora giovani in manette, ancora tribunali all'opera. In Cina si respira l'aria della vendetta ed è un'aria pesante. Dopo le condanne a morte già certamente eseguite, 3 a Shanghai, 7 a Pechino, i tribunali continuano a distribuire sentenze capitali. Parallelamente alla repressione che si intensifica nelle città, nelle università e nelle scuole si sviluppa quella che viene definita la campagna di rieducazione ideologica. Per una settimana, prima delle vacanze estive, gli studenti dovranno studiare il discorso di Deng, il famoso discorso del 9 giugno, quello della condanna dei controrivoluzionari. Nel mondo intanto non s'attenua l'emozione per le vicende cinesi. Giovani studenti di Pechino, testimoni della strage della Tiananmen, la raccontano davanti al congresso americano. Disperata la richiesta della giovane di Pechino, datemi la libertà o la morte.
In Polonia, prima riunione oggi a Varsavia dei 99 senatori e dei 161 deputati di Solidarnosc eletti a suffragio popolare il 4 e il 18 giugno scorsi. Il presidente di Solidarnosc, Lech Wałęsa, ha sottolineato l'importanza del nuovo Parlamento dove per la prima volta entra l'opposizione e che nell'arco di 4 anni dovrà guidare la Polonia verso elezioni del tutto democratiche. La prima riunione dei neoparlamentari è stata dominata dal dibattito sulla prossima elezione del Presidente della Repubblica. Solidarnosc non intende presentare un proprio candidato, ma pare orientata a votare contro il generale Jaruzelski. Si è conclusa oggi a Parigi la prima delle 3 riunioni sui diritti umani nell'ambito della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. A Parigi i 35 paesi partecipanti, tutti quelli europei tranne l'Albania, più Stati Uniti e Canada, hanno fatto il punto sui meccanismi di controllo del rispetto dei diritti umani. Positiva la valutazione delle posizioni di Polonia e Ungheria, mentre sono state denunciate 2 gravi violazioni. La cortina di ferro eretta dalla Romania al confine con l'Ungheria e l'esodo della minoranza turca dalla Bulgaria. Le prossime riunioni sulla dimensione umana si terranno nel 90 a Copenaghen e nel 91 a Mosca. In Grecia l'incarico di formare un nuovo governo è stato affidato oggi al primo ministro uscente, il socialista Andreas Papandreou, dopo la rinuncia del conservatore Mitsotakis. A malincuore il leader di Nuova Democrazia, Konstantin Mitsotakis, si è dovuto far da parte. La sua vittoria elettorale di domenica scorsa non è sufficiente a mettere in piedi un governo. Per ironia della sorte e della politica greca, lo scettro di primo ministro incaricato ritorna così ad Andreas Papandreou, che si era appena dimesso ed è stato travolto in questi giorni da un nuovo ennesimo scandalo finanziario nel quale sono coinvolti uomini legati al suo governo. Papandreou si era fatto ricoverare ieri in ospedale, tra l'altro, ufficialmente per disturbi al sistema respiratorio, ma c'è chi dice che lo abbia fatto per prendere tempo. Comunque, i partiti con i quali dovrebbe consultarsi per formare un nuovo governo, e cioè Nuova Democrazia e Partito Comunista, hanno già annunciato di non avere alcuna intenzione di incontrarsi con lui. Papandreou è infatti considerato dall'opposizione come il grande responsabile del degrado morale della politica greca. A meno di un colpo di coda imprevedibile, il patriarca del socialismo panellenico sembra destinato verso un inesorabile tramonto. Stasera News torna tra un istante con Piazza Affari e le altre notizie. Maserati, la storia. Maserati, l'assoluta stabilità in curva. Il perfetto equilibrio delle masse. Maserati, la potenza in progressione, nell'assoluta sicurezza. Maserati, il traguardo. Piazza Affari vi è offerta da MF, il primo quotidiano dei mercati finanziari. Ed eccoci alle notizie economiche della giornata, linea Piazza Affari. Buonasera, ha chiuso la settimana nettamente in calo il dollaro su tutti i mercati valutari. Era sotto i 140 yen stamani a Tokyo, sui livelli più bassi dell'ultimo mese, ed è calato anche in Europa, dove gli operatori hanno venduto dollari per ridurre l'esposizione nel corso del weekend. In Italia la moneta ha perso oggi altri 7 lire circa, scendendo a 1415 lire e 57 centesimi. In flessione anche il marco, che è chiuso oggi a 724 lire e 53 centesimi. Intanto oggi in Germania la borsa ha continuato a segnare incrementi da record, dovuti soprattutto agli investimenti esteri, mentre gli ultimi dati provenienti dagli Stati Uniti parlano di un calo degli ordinativi di beni durevoli del 4,2% in maggio. Dunque, mentre l'economia tedesca tira, quella statunitense va rallentando e il dollaro dovrebbe tenerne conto anche nel prossimo futuro.
Per la Borsa Valori Italiana la settimana si è chiusa con indice a quota 1090, 2 punti più di ieri ma 7 meno di venerdì scorso. Oggi la giornata è trascorsa tranquillamente con molti piccoli ribassi ma con i grandi gruppi Agnelli, Ferruzzi e De Benedetti in buona posizione. Tra l'altro la Fiat ha annunciato un incremento degli utili del 36% nell'88 per la Ferrari. Buono anche l'andamento dei titoli bancari. Entro 3 anni il presidente della Montedison, Raul Gardini, vuole una fusione tra Enimont e Montedison. Nonostante le perplessità espresse nei giorni scorsi dal presidente dell'Eni Reviglio e dal ministro italiano delle partecipazioni statali Fracanzani, Gardini ha ribadito oggi le sue intenzioni, dichiarando che dedicherà i prossimi 3 anni a preparare la Montedison all'appuntamento. Porterà tra l'altro il fatturato dell'azienda dai 6.000 miliardi di oggi ai 10.000 miliardi di lire. Per l'Enimont poi il presidente della Montedison chiede prima della quotazione in borsa un nuovo nome. E con questo ho concluso per Piazza Affari per questa sera. Noi ci rivediamo lunedì. Buon fine settimana. Il presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga festeggia domani il 4° anno della sua elezione. Oggi intanto il capo dello Stato ha insignito 26 nuovi cavalieri del lavoro. Quest'anno il riconoscimento è stato conferito anche ad un cittadino straniero. Si tratta dell'italoamericano Lee Iacocca, presidente dell'industria automobilistica americana Chrysler. Bene, termina qui Stasera News, tra poco le previsioni del tempo e poi il secondo tempo di Mondo Calcio. Buon proseguimento di serata. Vediamo insieme come si presenterà il tempo fino alle ore 20 di sabato 24 giugno. Sul Principato di Monaco il cielo sarà sereno per tutta la giornata. Di prima mattina un po' di foschia potrà addensarsi soprattutto lungo la costa. Il mare sarà calmo o poco mosso. Il vento debole o moderato soffierà da direzione variabile. La temperatura rimarrà pressoché stazionaria. Sulle regioni settentrionali nuvolosità variabile con addensamenti associati a precipitazioni, anche a carattere temporalesco. I mari saranno generalmente poco mossi, i venti deboli o moderati meridionali, la temperatura in lieve diminuzione. Sulle regioni centrali generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti, soprattutto sulle zone interne, associate a qualche sporadico piovasco. I mari generalmente poco mossi, localmente mossi. I venti deboli o moderati meridionali tendenti a provenire dai quadranti. Ivan Lendl è diventato così il...